chi veramente può aver usato la mia vita? Cioè, mentre io credevo di muovermi in una certa direzione, forse c'era qualcuno, senza che io me ne rendessi conto, che mi faceva procedere in un'altra direzione. Io vorrei saperlo. Questi pupazzi, questi che i francesi chiamano automat, e che noi chiamiamo automi, da automatos, cioè movimento automatico, e sono appunto questo tentativo di dar vita a un movimento, di dar vita a una vita che non esiste, ma che tuttavia appare nella sua immobilità e nel suo movimento, come lei vedrà, deliziosa. Qui ci troviamo con un automa che in fondo riassume un po' il nostro argomento. Direi che questo è l'automa della politica, questo è il giocoliere, le jongleur. Le problème italien n'est pas comparé à aucun autre, parce que pour eux, le danger principal numéro un, c'était pas l'armée soviétique, c'était le danger intérieur du communisme italien qui avait, je crois, 40% des voix aux élections précédentes. Et c'était ça que Schelbach avait fait. Inizialmente nel mandato che il Parlamento ci aveva dato, noi dovevamo occuparci delle stragi irrisolte in Italia, a cominciare dalla grossa, la prima grossa piazza Fontana, giù scendendo gli attentati ai treni, Brescia, e poi si arriva alla strage della stazione di Bologna, stragi di minori come numero di morti, tipo quella di Peteano. Peteano è stato un atto di guerra, motivato da una ragione molto semplice. I corpi di polizia, i servizi di sicurezza e le forze politiche che usufruiscono dei servizi e di queste forze di polizia hanno strumentalizzato il fascismo italiano. Lo hanno strumentalizzato fin dai primordi, fin dal 1945-46. Peteano nasce come un atto di rivolta, come un segnale di rivolta contro questa strumentalizzazione, colpendo l'arma più rappresentativa dello Stato. On May the 31st, 1972, the carabinieri in Peteano received a phone call. Senta, vorrei dirle che gliel'ave una macchina che ha due buchi sul parabrezza, no? Fra la strada del Pozzo Terformata a Savogna. Three policemen were lured to a car primed to explode. All three were to die. Da destra non si poteva e non si doveva attaccare lo Stato e chi lo Stato rappresentava. Bisognava attaccare i civili, quello che è il popolo, le donne, i bambini, le persone innocenti e strane ad ogni gioco politico. Per una ragione semplice, perché bisognava obbligare questa gente, l'opinione pubblica italiana, a rivolgersi allo Stato, a rivolgersi al regime per chiedere maggiore sicurezza. Il ruolo della destra d'Italia è stato proprio questo. Si è messo al servizio di apparati di Stato che hanno alimentato una strategia che giustamente è stata definita della tensione, in quanto bisognava portare la gente ad accettare in qualsiasi momento, nell'arco di un trentennio, dal 1960 al 1985-86, la possibilità di uno stato d'emergenza. Quindi la gente avrebbe barattato molto volentieri parte della sua libertà con una sicurezza, con la sicurezza di poter camminare sulle strade, viaggiare sui treni, salire sugli aerei, entrare in banca. Questa è la logica politica che sta dietro tutte le stragi, che rimangono impunite solo perché lo Stato non può condannare se stesso o proclamare se stesso colpevole di quello che ha fatto. I magistrati avevano notato in tutte una interferenza
più o meno pesante, molto spesso pesantissima, di servizi, di uffici riservati della polizia, di organi insomma dello Stato, che invece di aiutare il magistrato a trovare la verità, imbrogliavano le carte perché la verità non venisse trovata. L'esistenza di strutture clandestine all'interno dei servizi segreti di sicurezza italiani è emersa per la prima volta, seppur in maniera molto generica, già nel corso del 1984, a seguito di dichiarazioni rese da un detenuto per processi di natura politica, Vincenzo Vinciguerra, sull'esistenza appunto di queste strutture clandestine collegate alla CIA e ai servizi segreti in genere del mondo occidentale. Ci furono degli stragisti, degli autori di strage, mi riferisco in particolare a Vinciguerra, che fu il reo confesso della strage di Peteano, che al giudice Casson nell'84 descrisse la struttura Gladio in termini assolutamente precisi, puntuali, dettagliati, che potevano figurare nell'appunto che poi lesse Andreotti alle Camere. Io come venga a sapere l'esistenza di questa struttura parallela? Faccio parte di Ordine Nuovo, che altro non è che un'organizzazione legata, dipendente dai servizi di sicurezza italiano. I gladiatori, gli elementi che noi contattavamo per l'arruolamento, ricevevano delle informazioni, dei pacchetti di informazioni di contenuto progressivo nel tempo, cioè non si diceva tutto al primo incontro, si diceva solo quello che secondo diciamo così, la procedura dei servizi segreti si chiama la necessità di conoscere, cioè si diceva solo quello che loro dovevano sapere, ma non si parlava dell'intera struttura, NATO e via discorrendo. Ora, che venga fuori un autore di strage, mai contattato per entrare nella struttura, mai arruolato, che venga fuori descrivendo tutta l'operazione, questo mi fa pensare che ci sia stata tutta una specie di magma terrestre che era informato di depositi, di armi e di struttura clandestina che forse agiva o che ha agito anche al coperto di una struttura ufficiale. Loro hanno fatto per 40 anni tutto il possibile perché Gladio rimanesse un segreto. È stato detto che è stato un miracolo che per 40 anni l'Italia, che non è il paese dei grandi segreti, abbia tenuto un segreto. The Italian stay-behinds were brought to train at a secret base in Capomaraggiu, in Sardinia. Siamo a qualche chilometro a sud della città di Alghero, su una collina dalla quale si può vedere la famosa base di Poglina, cioè quel complesso che si chiamava Centro Addestramento Guastatori. Nel 1959 sono andato per la prima volta a Capomaraggiu in Sardegna. Non sapevo dove ero, non sapevo, perché come avete letto eravamo trasportati su aerei con i vetri chiusi. Arrivavano all'aeroporto di Fertilia, venivano imbarcati a Roma, arrivavano con un aereo mascherato, da lì venivano trasbordati su un pulmino mascherato, cioè tutto chiuso, venivano scaricati davanti alla palazzina del loro alloggio e da lì iniziava l'addestramento. Dipendeva appunto da un ufficio che era l'ufficio ricerche, l'ufficio R, l'ufficio che addestra normalmente le spie e dei reparti speciali. Io, in quanto impiegato nell'ufficio di controspionaggio, dipendevo da un ufficio confratello che si chiamava l'ufficio D. Quindi tutti e due, ufficio D e ufficio R, dipendevano dall'organo centrale, dal SIPAR. Si dava un'idea dell'organizzazione, come era composta, si diceva che era una cosa segretissima, che i loro nomi non sarebbero mai venuti fuori,
che ne erano a conoscenza pochissime persone. I never attended the stay behind base in Sardinia at a time when training was actually going on. These were the times that I visited. It was very much VIP trips. The Italians are very much for VIP. Everything ran very smoothly. I had the greatest admiration for the men out at the base. Si faceva vedere anche per un paio d'ore, per una mattinata, come funzionavano gli esplosivi. Ma loro non ne toccavano mai, era solo i nostri specialisti che facevano vedere queste cose. E appena assunto l'incarico all'inizio del mio comando della sezione, la mia prima preoccupazione, probabilmente questo era dovuto al mio passato militare, dove come comandante di reparto ero molto orientato a conoscere i miei uomini, la mia prima preoccupazione fu di incontrare alcuni di questi uomini che oggi si chiamano gladiatori. E questi, avendo ricevuto un indottrinamento che li portava a considerare anche un intervento interno, pensassero che questo intervento interno dovesse essere anticipato o perlomeno programmato nell'imminenza di un'invasione, per evitare appunto che questi collaborazionisti, per chiamarli così, del patto di Varsavia potessero agire alle spalle della resistenza. Odio nuovo si ritrova in tutto, ma mai in una battaglia ideologica propria. Si proclama nazionalsocialista, ma in realtà il suo capo, Pino Raut, ha lavorato per lo Stato Maggiore delle Forze Armate nate dalla resistenza, è stato un esperto del SID e ha reclutato uomini per queste strutture parallele. Il comunismo ha cambiato tattica, non attacca più frontalmente le strutture degli stati nel mondo occidentale, si insinua in queste strutture, ma è un perfetto strumento bellico che lavora ogni giorno. Quindi tutti gli strumenti anticomunisti di tipo classico non hanno ancora preso appieno coscienza di questa realtà. Diciamo che è una teoria che una parte della magistratura sta seguendo, che invece è che l'esplosivo che stava dentro ai NASCO possa essere stato utilizzato nell'attentato di Tetean. Avvisaglia l'ho avuta un pomeriggio quando mi sono venuti due giornalisti del Gazzettino a chiedermi se sapevo qualcosa circa qualche deposito di armi qui nella chiesa di Santa Petronilla. Proprio qui sotto, un tanto così, hanno trovato qui due casse da questa parte, lì le hanno trovate subito. E poi il testo diceva anche a 30 centimetri dalla finestra, e quindi si sono portati qua a 30 centimetri così e hanno scavato qui. Una cassa era particolarmente da loro temuta, l'apertura di una, perché conteneva una bomba al fosforo. Infatti ha mandato fuori anche il maresciallo dei carabinieri, tutti quanti fuori, sono rimasti solo i due artificieri dentro quando hanno aperto questa cassa. Una aveva i due mitra, tutte le armi erano nuove, nuovissime, mai usate, quindi in perfetto stato di conservazione. Abbiamo trovato documenti che dicono che davano direttive ai comandi periferici di imbrogliare i magistrati. Dovete dire al magistrato che queste armi erano armi di contrabbandieri, che erano armi dei tedeschi, che erano armi, insomma, dicono, pur sapendo che erano armi di Gladion. Dopo l'attentato di Peteano si è mosso un meccanismo che è identico poi per tutti questi fatti accaduti in Italia, un meccanismo di depistaggio, cioè arma di carabinieri, Ministero dell'Interno, Guardia di Finanza, Servizi di Sicurezza Militare e Civile hanno accertato la verità sulla matrice ideologica dell'attentato, vale a dire sulla mia responsabilità. Nell'arco di 20 giorni. E hanno deciso con una motivazione politica di coprire quella matrice
Sempre parlando delle carte che io ho potuto vedere, perché ripeto il periodo precedente, a me non risulta che sia stata fatta una perizia o che siano esperti in esplosivi, so perfettamente a chi si riferisce il generale Serravalle, siano andati ad Auresina. È andato un ufficiale dei carabinieri che tra parentesi è morto adesso, soltanto per vedere com'era la situazione. Da questo ritrovamento casuale di questo deposito, Serravalle e il suo superiore diretto Fortunato, che era il capo della sezione esteri dello spionaggio, presero la decisione di smobilitare tutti i 139 NASCO e presero la decisione dicendolo al capo del servizio, ma senza avvertire né il governo, almeno dalle carte, e senza dirlo agli americani. General Serravalle was to meet with Howard Stone, chief of the Rome CIA station. E Stone era venuto perché sollecitato da me, nel senso che io, appena preso il comando della sezione, avevo notato che i finanziamenti americani, perché erano tenuti dagli accordi bilaterali a finanziare l'operazione, ma soprattutto il loro invio di mezzi e materiali bellici aveva subito un tempo d'arresto. E non avevo capito il perché, non capivo il perché e non mi davo delle spiegazioni. Allora provocai questo incontro per sapere i motivi della cessazione di questi aiuti, di questo rifornimento. E quindi dopo mesi di lavorio tra il diplomatico e il militare, riuscì finalmente a invitare in Sardegna, al centro di addestramento, Mr. Stone e Mr. Sednawi, proprio per porre la domanda: guardate, questo è il nostro centro di addestramento, eccetera, voi potete assistere a quello che siamo capaci di fare, perché non vi siete fatti più vivi? Se questa è una posizione del governo americano, ne prendiamo atto, ma voi però una risposta ce la dovete dare. E realizzai che gli interessi della CIA, rappresentati appunto da questi due funzionari, non erano molto centrati sul grado di efficienza di addestramento che noi avevamo raggiunto, ma riproposero la questione del controllo interno, cioè delle predisposizioni da adottare contro moti di piazza, scioperi di grande estensione, di scala nazionale, si intende, e soprattutto eventuale crescita del Partito Comunista. Quando Gladio comincia, perché poi 56, soprattutto negli anni 60, è stato abbastanza attivo, gli americani più volte nei briefing, nei meeting che facevano, sostenevano il fatto che bisognasse anche adoperare la struttura contro insorgenza. Però questa storia finì abbastanza presto, perché nel 1966 la CIA cominciò a capire che non era più il caso di insistere su queste strutture e praticamente allentò la sua pressione non solo in Italia ma anche in Germania e anche in Belgio. E Mr. Stone disse chiaramente che gli aiuti, i finanziamenti e il supporto della CIA erano condizionati dalla nostra intenzione di mettere in atto, di programmare, di pianificare queste misure di contrasto all'interno, a che io gli feci presente che non era previsto appunto dalle direttive Stay Behind e non era previsto dall'istituzione Gladio, perlomeno negli anni in cui questa discussione si avverava. Il problema di cosa sapevano i carabinieri di Gladio e subito i carabinieri che stavano sul settore del nord-est, dove Gladio aveva il massimo delle forze, io devo dire che sapevano quasi tutto. Nel passato esistevano queste armi conservate presso carabinieri e anche alcune caserme dell'esercito, e il sistema col quale chi era destinato poteva prelevare queste armi
era il raffronto con una banconota da 1.000 lire, metà della quale era in possesso di chi doveva prelevare l'armamento, metà della quale invece era in possesso del comandante della caserma. Una parte dei depositi erano nelle loro caserme. Conoscendo l'arma dei carabinieri, è inconcepibile che un comando periferico, anche un generale periferico, non racconti al comando centrale. Quando si verifica l'attentato di Peteano, benché sia un attentato rivolto contro l'arma dei carabinieri, qui muoiono 3 carabinieri, questi decidono equalmente di coprire. Sono ancora più conveniente coprire che non agire contro chi ha ucciso dei loro commilitoni. Per motivazioni politiche innanzitutto, che vengono mascherate oggi sotto il profilo della sicurezza nazionale. Le indagini si sviluppano lungo tutte le piste possibili, si interrogano circa 200 persone, si setacciano tutti gli ambienti. La voce della telefonata che invita i carabinieri a recarsi a Peteano viene ascoltata da migliaia di persone, ma nessuno la riconosce. Stamane a Gorizia l'annuncio degli arresti. Gli indiziati per la strage di Peteano, tutti meno il più giovane, sono pregiudicati, furti, risse, legami con l'ambiente della prostituzione. Escluso il movente politico, l'ipotesi su cui gli inquirenti si sono mossi è quella della vendetta nei confronti dei carabinieri. Stamane, dietro denuncia del comando di legione Carabinieri di Udine e in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, abbiamo arrestato 6 persone. Con un'azione coordinata da parte dei reparti speciali carabinieri di Gorizia, di Udine e di Verona. Il generale Mingarelli, all'epoca della strage di Peteano, era il comandante della legione dei carabinieri di Udine. Può essere strano che un ufficiale generale, un ufficiale superiore dei carabinieri, si sia prestato a coprire i responsabili di una strage nell'ambito della quale erano morti dei carabinieri? Nella strage di Peteano, Mingarelli ha in qualche modo inquinato l'inchiesta, come le ho detto prima, per questo sono stati condannati lui e altri ufficiali dei carabinieri. Il generale Mingarelli indubbiamente conosceva l'esistenza di Gladio, cioè conosceva l'esistenza di una struttura segreta parallela alle forze armate che operava in Friuli nell'ambito della sua giurisdizione come ufficiale comandante della regione carabinieri di Udine. Ed è un uomo chiave, un personaggio chiave, perché l'avvio di tutto quanto, anche se a livello di esecutore di ordine, parte proprio da lui. Mingarelli è stato condannato per reati connessi a depistaggi, in primo grado a 10 anni e 6 mesi di reclusione, che poi sono stati abbassati in secondo grado, ed è questa la sentenza tuttora pendente, fino a 2 anni e mezzo. On December the 7th, 1970, Prince Valerio Borghese organized neo-fascists in an attempt to overthrow the Italian government. The Italian Ministry of the Interior was to be captured. But after units had moved into position, a telephone call cancelled the entire operation. In the aftermath of the aborted coup, the existence of the parallel structures of Gladio was uncovered. Il giorno del golpe Borghese, precisamente la sera dell'8 dicembre del 1970, ho ricevuto l'ordine di fare una esercitazione di ordine pubblico, quindi di uscire con un certo numero di personale di sicuro affidamento. Cosa significa di sicuro affidamento? Selezionato tra ragazzi che non sono estremisti né da una parte né dall'altra, ed andare a presidiare determinati punti che potevano essere sensibili a una sommossa, a una qualsiasi cosa di questo genere. Mi è arrivato un messaggio appunto che mi diceva attivare esigenza triangolo. Attivare esigenza triangolo voleva dire appunto uscire in ordine pubblico e andare a raggiungere quei punti che ciascuna unità dell'esercito doveva raggiungere con personale scelto per evitare appunto delle sommosse, dei movimenti insurrezionali. Io conoscevo solo a quell'epoca l'esistenza di una struttura di persone certamente anticomuniste, però che poteva essere attivata esclusivamente in caso di invasione del territorio nazionale.
Una volta arrestato nel 1974, mi sono trovato, il 13 dicembre 1974, mi sono trovato in questa situazione molto imbarazzante, che il giudice che mi interrogava continuava a farmi degli interrogatori e io mi accorgevo che questo giudice, o in buona o in mala fede, andava a indagare come se fosse qualcosa di rivoluzionario o di anticostituzionale, quella che invece era, a mio avviso, questa organizzazione di sicurezza. Allora io mi trovavo in questa situazione. I miei superiori militari e il giudice appartenevano pur sempre allo stesso Stato, alla stessa nazione, allo stesso potere. Potevo io dire al giudice certe cose? No, perché ero vincolato dal segreto militare. Era giusto tacere alla giustizia queste cose e lasciare che il giudice perseguisse delle persone innocenti? Questo è stato il mio dramma per parecchi mesi. Allora ho chiesto di parlare con un mio superiore, ho chiesto insistentemente. Alla fine il giudice mi ha portato un generale. The general forbade Colonel Amos Fiazzi to speak. He was General Vito Micheli, head of the Italian Secret Service. Micheli later invoked state secrecy in order to cover up the existence of the Invisible Legion. Faceva segno di non parlare, mi faceva segno così, tanto è vero che il giudice stesso ha visto che faceva segno di no. Quindi a voce mi diceva di sì e a cenni mi faceva segno di no. Lì venne alla luce tutta una organizzazione, soprattutto fondata sul gruppo della destra, di estrema destra, della destra radicale, che era Ordine Nuovo, a cui partecipava in qualche modo Spiazzi, pur essendo ufficiale superiore d'artiglieria. C'era anche un generale che, quando il giudice Tamburino gli fece il mandato di cattura, fuggì felicemente, era il generale Nardella. Da allora è sempre rimasto latitante, anche se c'era chi avvertiva che alla fine del mese andava a riscuotere lo stipendio. What we were doing is either with the government secretly or independently on our own looking for people who might perform this function in some country where you didn't have that connection with the government or whatever. He brought a lot of ex-Nazis into the government because I guess his position was that these were the only people who really had any administrative experience, and so they were I guess denazified, if you want to call it that. They were cleaned up a little bit, like today Nazi, tomorrow Democrat. In 1948, I was a special agent with CIC, that's our counterintelligence corps in occupied Germany. I was stationed in Augsburg, and as such, since I spoke fluent German, I was assigned to handle a network of German informants. Among them was Klaus Barbie. And Klaus Barbie was later on, I discovered that he was wanted for murder by the French, and that I reported this to my superiors, and they told me to keep nice and quiet. He's still valuable. When he's no longer valuable, we'll turn him over to the French. A former general, SS general, Paul Hauser, was a frequent visitor at Bernau's house, and they worked together hand in glove about certain programs which we didn't know anything about, and I wasn't even asked to find out more about it. Somebody above me must have been running this network already at that time. The man in Adenauer's office, who also had, I guess, his fullest confidence, who oversaw Gladiotti in its earliest stages, was a fellow named Dr. Glopke, who was an ex-Nazi who Adenauer had brought into the government. I thought that I was going to get a promotion when I told them about Barbie, and they told me to keep quiet. They're all working for us in case the communists come across the Iron Curtain. There's a MIBS document which lists people and their importance and what they received monthly. For instance, a fellow named Guido Giannettini, on a scale, it was a 5, and he only received $1,000 a month. Now, Pino Rauti was a 2, he received $4,000 a month. Saravalli was a 1, and got $6,000 a month. Alavena was a 1,
You got 5,000 Micheli, was the one who got 5,000 a month. D'Amato was the one who was paid out of an embassy fund. Cauchy was a five. He was paid directly by Licio Gelli. Io non credo che nessuno abbia messo la bomba a Bologna. Quello è stato un incidente di trasporto. It was called Gladio. This network of stay-behind groups was intended to fight a Soviet invasion of Western Europe. Andreotti's announcement led to an immediate reaction in the capitals of Europe. The suspicion was that some parts of the Gladio structures were involved in internal subversion. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao.